Benzio De Ortueri, sei in Germania da 47 anni, so. E se veni io con un contratto di traballo, ho lavorato subito, ho traballato subito in fabbrica e come sei in pensione. Io sono nascito in Stoccarda, cresciuto in Stoccarda. Sono sempre stato qui, solo su Augusto, in Saldigna, però io sempre in Stoccarda. E su Sardo? Me l'hanno imparato in famiglia. Non mi va sempre nato, è importante che se picciocco impara su saldo e poi questo in famiglia vediamo sempre in saldo. Mi chiamo Manuel, arrivo dalla città di Wolfsburg, mi trovo stasera qui a Berlino per questa manifestazione organizzata dal Circolo di Berlino più Federazione. Io sono il vicepresidente del Circolo Sardo di Wolfsburg da ormai 4 anni. Faccio sempre il vice perché non mi sento ancora in grado di essere il presidente, quindi sto sempre in seconda linea per il momento. Buongiorno, sono Luca Pugioni, presidente dell'associazione Sardinia Embassy of London. Sono molto felice di essere qua presente all'evento organizzato per presentare il progetto Sardinia Everywhere qui a Berlino. E molto anche felice di mettere in collegamento sia l'associazione che abbiamo qua a Londra con quella di Berlino, nella speranza di creare una rete per collegare tutti i circoli, tutte le associazioni in Europa e nel mondo dei sardi. Prima voi vicepresidente, bendicannoso, e come se ho già i 7... Quindi quasi 12 anni presidente di questa federazione. La federazione coordina il circolo in Germania e abbaida da che i sinari che vengono da questa regione, che è il sinare pubblico dei sardos e dei dotti che pagano in stassa, devono poter amministrare come si deve amministrare bene. Sono dal 97 qui in Germania, molto volentieri, torno in Sardegna almeno 2 volte all'anno, fisicamente sto qui ma mentalmente sono sempre in Sardegna, quindi non ho perso nessun contatto e nessuna conoscenza giù in Sardegna. Dunque, il circolo dei sardi, diciamo, ogni circolo ha una storia a sé, con altri progetti, tipo qui ci troviamo a Berlino, sono molto futuristici, mentre da noi al circolo, diciamo, è molto conservatore. Il nostro circolo è composto da persone di ormai 60, 70 e 80 anni, però assidui frequentatori e tengono la Sardegna nel cuore. E, diciamo, le seconde generazioni, diciamo, i figlioli dei 40 e 50 anni frequentano pure, mentre le terze generazioni hanno perso già completamente l'interesse per il circolo sardo perché ormai non si sentono più sardi, si sentono più tedeschi. Questo è il nostro problema per far arrivare dei giovani nel nostro circolo di Wolfsburg. Con me la Sardegna è tutta la vita mia. Noso, magari noso, no, da chi come 37 anni andavo in macchina. Da chi partiva con questa macchina che si odeva, si girava e andava, chissà quando si dava, chissà non viene, si dava la bella torre. Noso con tutto i sanno che vivevo il nome, ma su cuore barra sempre Sardegna. Questa è una cosa grave. E spero che questo non si ne rulle nessuno.